Presto al Consorzio di tutela del Gavi ci sarà un cambio alla guida. Presidente, come mai questa decisione? Ma la decisione diciamo, è stata maturata, nel senso che bisogna comunque non affezionarsi sicuramente alle poltrone e poi io credo che il consorzio abbia bisogno di tante idee anche nuove e comunque ci sarà, io credo, una buona continuità con le presidenze passate, quindi la linea del consorzio credo non cambierà. A un anno e mezzo dall'inizio pandemia, cosa è cambiato nel settore e nella promozione dei nostri prodotti? Ma di sicuro il consorzio del Gavi si è subito attrezzato per il caso e abbiamo visto come spesso occorra un piano B perché la comunicazione e la promozione hanno preso altri canali e quindi anche nella programmazione nostra abbiamo sempre tenuto conto della possibilità, per esempio, di fare i nostri classici eventi come di Gavi in Gavi, ma anche la possibilità di farli da remoto, come abbiamo in effetti fatto e impostato parecchi di questi eventi. E abbiamo capito anche che spesso ci sono delle sorprese, cioè noi riteniamo, ed è uno dei temi che porteremo prossimamente nel prossimo di Gavi in Gavi, in particolare diciamo, nella sezione del premio Gavi La Buona Italia, che cosa? Il fatto che tutto questo tipo di approccio differente, alcune di queste cose che abbiamo imparato probabilmente rimarranno in un futuro perché sono comunque degli strumenti che possono essere accessori, speriamo non obbligatori, non dovuti a un'altra pandemia o robe del genere, però sicuramente sono strumenti utili comunque anche in tempi, speriamo, in tempi migliori.